In questo appuntamento cercheremo di parlare, seppure in maniera breve, di alcuni incentivi all'occupazione che ci sono offerti dalla normativa nazionale. Certo, capiamo bene che parlare oggi di incentivi all'assunzione potrebbe sembrare un argomento fuori dai tempi. In realtà le evidenze statistiche ci confermano che le nostre aziende hanno affrontato questa crisi economica conseguente a quella epidemiologica con quella vitalità e quella capacità di reazione che comunque le contraddistingue. Uniti a questi elementi, teniamo conto anche del fatto che le nostre aziende, anche le più piccole, sono state investite in questi mesi dalla necessità di procedere a riorganizzazioni interne, anche del personale evidentemente, che deve rispondere magari a delle logiche, a delle capacità produttive che sono cambiate perché il mercato di riferimento è cambiato in questi mesi. Tenuto conto quindi di questi aspetti, noi riteniamo che sia fondamentale oggi parlare di incentivi all'occupazione, perché li riteniamo una leva molto importante per accompagnare le nostre imprese e supportarle in questo difficile percorso di ripresa. Alla luce quindi di questi ragionamenti, in questo appuntamento appunto cercheremo di affrontare tre di questi incentivi, che ovviamente non esauriscono tutto il campo degli incentivi disponibili: il bonus assunzione giovani under 35, l'incentivo occupazione lavoro e per finire la fiscalità di vantaggio. Il primo incentivo del quale andiamo a parlare è l'incentivo occupazione lavoro, reso operativo recentemente dall'INPS. È un incentivo che riguarda tutte le assunzioni che sono state effettuate nel corso del 2020 da qualunque azienda privata, senza qualunque limite di dimensione o di settore di appartenenza, e va a coprire, a incentivare le assunzioni di giovani disoccupati fino ai 24 anni e 364 giorni. In realtà l'incentivo è offerto anche a favore di quei disoccupati che abbiano compiuto effettivamente i 25 anni, però in questo caso a loro viene richiesto anche di non aver percepito alcuna retribuzione negli ultimi sei mesi precedenti appunto all'assunzione incentivata. Teniamo conto anche di un altro fattore, e cioè che non deve essere intercorso tra il datore di lavoro e il disoccupato oggetto dell'incentivo alcun rapporto di lavoro, salvo ovviamente le ipotesi di trasformazione da contratto a termine a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La misura va a coprire tre tipologie di contratti fondamentalmente: il contratto a tempo indeterminato nella sua variante a tempo pieno e a tempo parziale, il contratto di apprendistato professionalizzante, questa è una cosa indubbiamente positiva per le nostre piccole imprese artigiane, ma va a coprire, come dicevamo poc'anzi, anche le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la misura dell'incentivo, la decontribuzione riguarda evidentemente la quota di contribuzione a carico aziendale per 12 mesi dalla data di assunzione del giovane disoccupato, per un massimale di 8.060 euro su base annuale. Ovviamente questo massimale va poi riparametrato sulla base di un eventuale tempo parziale. L'incentivo occupazione lavoro è cumulabile con altri incentivi statali analoghi, quali ad esempio il bonus assunzioni giovani under 35, del quale parleremo di qui a poco, ma anche con altre misure analoghe che sono di livello regionale. Consigliamo alle nostre imprese, prima di fare eventuali assunzioni o trasformazioni di rapporto, di rivolgersi agli sportelli INPS o anche al sito istituzionale dell'istituto per verificare all'interno del portale delle agevolazioni che ci sia effettivamente capienza all'interno della misura, e quindi che ci residuino delle risorse disponibili per poter poi incentivare il rapporto. Altro incentivo che riteniamo molto importante è quello previsto dalla legge di stabilità 2020 ed è il bonus assunzione giovani under 35, che riguarda sostanzialmente l'assunzione di giovani fino appunto ai 35 di anni di età. È un incentivo che è una misura molto importante, perché è un'intensità molto importante, perché va a coprire il 50% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. È una misura molto importante, oltre che appunto per l'intensità, anche per il fatto che
ha una durata importante, è una decontribuzione che copre i primi 36 mesi del rapporto di lavoro, ma soprattutto ha una caratteristica fondamentale, che è quella di poter essere portato in dote dal lavoratore in caso di risoluzione del rapporto con il datore. Detto in altri termini, nel momento in cui il lavoratore dovesse cambiare datore di lavoro, potrà utilizzare, sfruttare, spendere quella quota residua del bonus occupazionale presso appunto un altro datore. L'ultima misura della quale andiamo a parlare è contenuta all'interno del recentissimo decreto agosto ed è la cosiddetta fiscalità di vantaggio. Interessa sostanzialmente le imprese che stanno appunto nel territorio del Meridione d'Italia e permette a queste di accedere a una decontribuzione forte del 30% su un panorama di un orizzonte di 36 mesi, quindi una misura che sicuramente indubbiamente permette alle imprese di avere importanti risparmi sui costi aziendali. È una misura che è stata fortemente chiesta dalla nostra organizzazione, è una misura che è pienamente cumulabile con tutti gli incentivi di cui abbiamo finora parlato e che superato il vaglio della Commissione Europea la settimana scorsa, oggi attende di essere pienamente operativo.